giornale ha appetito. Ingoia carta. Decine, centinaia di enormi rulli di carta che grossi camion scaricano a valanga ogni giorno. In redazione il lavoro dei giornalisti inizia lento. I fatti nuovi sono la continuazione dei vecchi. Però all'improvviso una notizia qualunque può aprire il circuito convulso dei telefoni, delle telescriventi, delle macchine. Redazione e tipografia, sopra e sotto, unite da una scaletta a chiocciola congestionata a volte come un crocevia nelle ore di punta. Nelle mani dell'inotipista la notizia diventa piombo. I tasti vengono appena sfiorati, accarezzati con dolcezza. Gli occhi dei linotipisti sono attentissimi, osservano il testo, decifrano calligrafie impossibili, che il pezzo poi racconti di una gara ciclistica in provincia, di un tifone in Manciuria o di una guerra nel Sud America non interessa all'uomo della linotype. Con distaccata serenità egli bada che il piombo si incolonni a dovere, è il suo mestiere. 22:30. Qualcosa va a fuoco in un punto della città. Lo stenografo è un tipo che va a 150 parole al minuto, più veloce dei pompieri. Un incendio e milioni di danni entrano in un titolo breve. Più grave il disastro, più nero il titolo. Anche questo è il mestiere. Pronto? Redazione? Arriva lei da Ankara, è dentro l'aereo. Tenete spazio, riceverete telefoto. Quasi le 23. Una fotografia viene trasmessa così da un capo all'altro del mondo. Induzioni, frequenze, valvole e il sorriso di una stella del cinema giunge in redazione. A completare i veloci appunti del cronista penseranno poi pettegole, precise, infallibili le telescriventi. Forse nello stesso istante. Avevo un nome d'un problema, adesso è un corpo inerte sul selciato. Salto dall'ultimo piano, suicida. Suicida su carta lucida, formato 18-24 per la cronaca nera. 30 righe di commento o un paio di colonne se i particolari fanno storia. Se il giornale avesse il cuore debole scoppierebbe. Gli uomini che fanno il giornale raccontano i fatti in lotta con il tempo. I lettori avranno loro il tempo di riflettere sui fatti. Dopo le bozze, la impaginazione sul telaio spalancato. È un gioco di incastro che si compone velocemente. Leggono alla rovescia, guardano alla rovescia, finiranno con il parlare alla rovescia. Sembra un gioco cinese ed invece è un'arte. Il cartone del Flano conosce la morsa della pressa.
quindi la fusione a caldo. Raffreddamento breve e subito le pagine di piombo vengono assicurate ai cilindri della rotativa, mentre la carta aspetta. Un contatto e tutto il palazzo del giornale prende a fremere, mentre la rotativa respira, si avvia, si muove sempre più rapida bevendo litri e litri di inchiostro. Gli uomini bevono latte per disintossicarsi. Le prime copie del giornale, umide di stampa, sgorgano a cascata, allineate come reclute il giorno della rivista al ritmo di 20, 30, 50 mila copie all'ora. Sopra il lavoro è finito da un pezzo, sotto la rotativa cammina ancora. Altre edizioni e ribattute per le province, avanti così sino alle prime ore del mattino. A questo punto si scatena disordinata, aggressiva, vociante la legione dei distributori, degli strilloni, dei ciclisti. E il giornale corre rapido verso le case della città. Poche lire di carta, ogni mattina per tutti noi messi a camminare sulla terra. Poche lire di carta, tanta fatica e 24 ore di storia dell'umanità raccolte in 60 colonne di piombo. Questo è il giornale.